Non si ferma la solidarietà dei cittadini pescaresi abruzzesi che continuano a recarsi nei locali a piano terra del Consiglio regionale in Piazza Unione a Pescara per portare generi di prima necessità da inviare alla popolazione ucraina e c'è anche un toccante fuori programma. Lei ha portato questo pacco. Certo, ce ne ho altri in macchina che adesso vado a prendere subito subito. Il grande cuore degli abruzzesi. Accidenti, sì. Certo, grande cuore dell'abruzzesi. Cosa? Noi abbiamo avuto a casa una signora ucraina che ha fatto l'assistenza ai miei suoceri, una signora veramente speciale. Io ho imparato l'inno ucraino perfettamente, forse sono l'unico a Pescara che lo conosce. E l'ho Me lo imparato accenna? anche a lei. Me lo accenna? Scener mer la Ucraina, Islava i vola. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці, душу й тіло ми положим за нашу свободу. Maria, da quanto tempo vivi a Pescara? Io a Pescara vivo da 18 anni, più di 18 anni ormai, quasi 19. E stai organizzando assieme ad altri tuoi colleghi e colleghe questa raccolta fondi per i tuoi connazionali. C'è stata risposta da parte della cittadinanza, da parte dei cittadini? C'è stata solidarietà? Tanta, devo dire tanta, non ci aspettavamo, sinceramente, perché quando abbiamo messo anche annuncio su Facebook, abbiamo letto commenti di tutto e di più nei commenti, però il giorno dopo, quando siamo arrivati qua alle 9, già c'era gente a aspettarci, quindi comunque solidarietà c'è, ci portano tante cose, noi da soli con le nostre forze non avremmo potuto organizzare e fare e raccogliere così tanta roba. Sono venuti molti medici che ci hanno offerto aiuto, sono venute molte persone che ci hanno offerto una stanza, una casa per chi avesse bisogno, per le persone che stanno arrivando. Tanta, tanta, veramente tanta solidarietà.